Buongiorno, più che buongiorno, buon pranzo, perché siamo quasi a mezzogiorno. Ma oggi è sabato, ce la siamo presa un po' comoda. Eh, infatti, siamo stati nel letto, ci siamo un po' riposati. Eh, anche perché stanotte io non ho sentito niente. Ma eh, Samuele mi ha detto che Adriano si è svegliato due o tre volte. Ma io proprio. Proprio dormo, cioè proprio ce la faccio proprio. So tre sere che mi addormento sul divano intorno alle 10. Pure ieri sera mi sono addormentata alle 10 sul divano con Alessandro addosso e mi sono risvegliata a luna. e Alessandro l'avevo ancora lì, quindi proprio abbiamo dormito alla grandissima e va bene, e adesso mi volevo un attimo um, lavare la faccia. Eh, visto che approfitto che eh, Adriano dorme, perché qua, raga, tocca approfittare dei, anche dei due minuti di tempo che non è sveglio <ride> per poter fare le cose. Non vi dico, cioè, questo di lavarsi la faccia è il minimo, lavarsi i denti è il minimo, per fare una doccia, cioè, non manco ve lo dico, cioè, per fare una doccia o eh, devo chiedere a... A Samuele di rimanere un attimo perché eh. oppure mh, se c'è Aurora, gli devo dire Aurora di dare uno sguardo al fratello. Perché, se no, eh, se si sveglia poi. Eh, ma cioè, insomma, vabbè, siamo ancora in questa fase dove non si può assolutamente lasciare da solo, soprattutto adesso che comincia a rigirarsi. Quindi è veramente però, diciamo che lui dorme nel suo letto. Quindi eh, c'ha cioè, le sbarre, c'ha tutto per carità di Dio. Però. Se sa mai. Poi lui è uno di quelli che si addormenta con cartoni e eh, spesso e volentieri, ehm, eh, spesso e volentieri, che fa? Si mette a strillare con i cartoni animati, quindi fa pure un mezzo colpo perché uno pensa, oddio, si è svegliato, tutto che succede, invece no, no. Eh, sta solamente eh, parlando con i cartoni animati. Allora, eh, niente, mi lavo la faccia. Eh, sto praticamente usando questo che me l'avevano regalato eh, dell'Equilibria: eh, un gel detergente detox con carboni attivi. Ehm, sì, senza infamia e senza lode, è un, uh, un detergente finito, quindi ok. E poi come crema, visto che ho finito la mia crema a giorno, sto ripreso in mano la crema questa qui che avevo preso se state a ventura perché non c'è una crema a viso e ho preso questa qui multi effect con aloe e olio d'argan, acido aluronico vitamina C, fattore protezione 15, vabbè, l'avevo preso più che altro ecco perché a Fuerte non, non, non c'avevo la crema viso quella solare e quindi mettevo questa qua. Vabbè, l'ho ritirata fuori perché è l'unica crema viso da giorno che ho, perché ho so la crema notte ce l'ho, della Chiotis. c'ho il siero che ho messo ieri, c'ho altre cosine che devo finire prima di comprare altre cose perché, ragazzi, so, strapiena di roba, devo assolutamente terminare eh, delle cose eh, che mi sono accumulata poi negli anni, perché poi io ho periodi in cui faccio una. Cioè, so, sono brava, nel senso che mi faccio la, la skin care, mi metto le creme per il corpo dopo la doccia, eccetera. C ho avuto questo periodo eh, da gennaio fino adesso, che praticamente non ho fatto più niente. Me la, era già tanto che mi riuscivo a lavare la faccia e a fanatuccia, e adesso ho ripreso un po' in mano qualcosina, e, così almeno le finisco perché ho tutti, praticamente tutte confezioni: tipo anche questa. Che ve ne faccio vedere una a caso, anche questa qui della Geomar che è un anticellulite. Questo qui io ce l'ho iniziato, mi sa, da un anno e eh, lo devo finire perché praticamente è arrivato qua. Sta qui, devo finire questo coso e quindi ehm, lo voglio terminare. Io mi trovo bene con questi qui della Geomar. Infatti eh, sto cercando di terminare anche una, un, uno scrub per il corpo proprio per comprarmi invece lo scrub della Geomar che mi piace tantissimo. Costa. Un po' però eh, è buono, cioè a me personalmente piace, eh, così come i fanghi che eh, comincerò a rifare adesso prima dell'estate. E niente, quindi adesso me lavo la faccia, quindi abbiate pietà eh, di quello che vedete. Vedete, è semplice. <ride> yes, ce l'abbiamo fatta. I capelli, devo assolutamente farmi una tinta, perché ho una massa di capelli bianchi, se vedono pure, però anche lì ci vuole tempo. E, e niente, ora appena ci avrò un attimo di tempo, me farò anche la tinta. Mi lavo i denti. A posto. Il minimo indispensabile per essere... Puliti è questo. <ride> ok, ce l'abbiamo fatta. Eh, cioè, poi insomma, mh, ce l'abbiamo fatta. Ho deciso di farvi di girare un po' questi giorni, vediamo un po' che riesco a fare. Perché, sinceramente, non lo so. Eh, anche perché eh, non abbiamo niente in programma. E stiamo eh, lavorando tra virgolette al battesimo di Adriano, che sarà fra un mese, e faccio tutto da sola. Perché per vari motivi eh, faccio tutto da sola, purtroppo, <ride> e, però da una parte sarà anche divertente perché alla fine cioè, scelgo io come, come farlo, come allestirlo, eccetera. Al ristorante, eccetera. Ehm, ho praticamente tutto quello che mi serve per fare le bomboniere, ho tutto quello che mi serve per fare i segnaposti. Uh, abbiamo scelto il ristorante. Il grosso è stato fatto, adesso mi servono solamente i uh, porta confetti <ride> praticamente e per la confettata. E uh, il um, uh, come si chiama? Uh, oddio, c'è un vuoto! Uh, ah E i segna eh, I segnatavoli perché il tableau ce l'abbiamo, eh, abbiamo deciso come eh, separare, eh, come fare i tavoli, eh, solamente che abbiamo scelto anche il tema. Solo che mi servono i segnatavoli che non riesco a trovare, come dico io. Ovviamente, cioè, perché cioè, sennò no sarebbe troppo facile. Così come non riesco a trovare i porta confetti per la confettata come mi piacciono a me. Perché li trovo ma non mi piace il materiale. E quindi eh, se poi li trovo, come dico io, ne trovo uno. Infatti è successo che l'ho trovato uno e a me me ne servono quattro. Eh, quindi eh, niente, siamo ancora alla ricerca di questi benedetti, di questi benedetti... Mm, eh, Portaconfetti, non so come chiamarli, vabbè, contenitori, portaconfetti. E poi devo anche trovare il portabomboniere, perché anche quello io lo voglio in un determinato modo e non lo riesco a trovare neanche quello. Quindi, raga, cioè, era meglio che me facevo fa tutto quanto, ma eh, non posso. Perché, perché non posso, non ce, ce l'ho. Eh, chi mi prepara tutto quanto? Perché eh, la, la, la ragazza, insomma, che me, uh, me l'ha fatta anche per le altre cerimonie, non c'è in questo periodo quindi niente, speriamo che riesca a fare tutto. Però, sì, dai, l'idea ce, ce l'ho avuta subito, nel senso che. Sapevo già come farlo, come dovevano essere i confetti, eh, i segnaposti, eccetera. Il problema è proprio trovare il tempo materiale per mettersi a farli. E molto probabilmente lo farò di sera, eh, quando Adriano dorme. Tutti quanti dormono, io mi metterò lì con Samuele e dammi una mano per fare queste cose. Perché durante il giorno è un'ammazzata, cioè non ho un attimo libero. Poi mh, siamo riusciti fortunatamente a eh, ricavarci quattro giorni quest'estate per andare in vacanza ragazzi quattro giorni, vi dico pure il perché perché io ho praticamente mh, da aprile sì è da aprile che sto cercando un posto eh, dove andare in vacanza eh, un villaggio divertente dove poter far divertire i bambini eccetera ma ragazzi ci chiedono uno sproposito noi siamo in quattro eh, più un neonato e eh, vi assicuro che cioè, cioè, ci chiedono un botto, botto dei soldi, cioè, per un villaggio all inclusive cioè, ci chiedono un botto di soldi e sinceramente eh, nel, visto che abbiamo dei progetti per, eh, per il prossimo anno stiamo un attimino eh, mettendo da parte i soldi per fare quei progetti, Uh, stiamo par parlando di progetti lavorativi quindi, uh, mettendo da parte quei soldi, uh, non possiamo spenderli in altre cose. E facendo due calcoli, praticamente non ci riuscivamo e quindi siamo riusciti a ricavarsi solo quattro giorni. Che è già tanto, perché c'è anche chi non ci va più niente in vacanza. Quindi ringrazio cielo che riusciamo a farsi quattro giorni. E, um, abbiamo preso una casa. Perché, eh, que per quello che vogliamo fare noi, eh, è più comodo. Poi, comunque, con un neonato è molto comodo. E, visto che non sappiamo se verso settembre riusciremo a farne un'altra anche piccola, eh, abbiamo deciso il 2 giugno di portare i bambini a, a, un, a un parco giochi. Speriamo che non ci sia un botto di gente, perché se no è un disastro cioè, fare le ore di fila per fare dei giochi anche no quindi speriamo che non ci sia tanta gente però siamo fiduciosi e, eh, e poi comunque cioè, volevo, volevamo farlo perché ehm, non tanto per noi eh, perché alla fine cioè, Samuele non fa praticamente nessun gioco di quelli estremi chiamiamoli così tipo montagne russe e roba del genere è più una roba mia ehm, però, comunque, andare a un parco giochi con un neonato cioè, ti costringe a fare eh, un gioco tu, un gioco il marito, eh, insieme agli altri figli, e quindi mai un gioco insieme. E, cioè, quindi, per noi genitori, non dico che è sprecato, però, comunque, cioè, non ne vale la pena no? con un neonato così piccolo. Cioè, potevamo benissimo aspettare che diventasse un po' più grande, però, l'abbiamo voluto fare per gli altri, per gli altri due, perché comunque eh, hanno. Fatto, cioè, stanno passando, vi giuro, le ultime settimane di scuola pieni, zeppi di compiti e verifiche. Sono finiti di testa, soprattutto per ora, Sono finiti. Quindi, abbiamo deciso di fargli questo regalo. Ecco tutto qua. E niente, um, quindi così um, si fanno queste cose per uh, i, le, le priorità. Quando hai una famiglia sono praticamente totalmente cambiate, perché metti da parte un po' te stesso uh, per uh, ovviamente far felici i tuoi figli, anche se uh, magari ti portano a fare delle cose che non. Uh, non so propriamente quelle che vorresti fare, perché per me... Cioè, io il 2 giugno avrei preso, me ne sarei andata al mare spaparanzata, oppure al lago che ce l'ho 5 minuti spaparanzata. Però mi rendo conto che per loro... Cioè, Aurora c'è stata a un parco giochi. Una volta era troppo piccola, vabbè, c'aveva due anni. Eh, Alessandro non c'è andato per niente. Quindi... Mm, Penso che sia giunto il momento di portarcelo, <ride> tutto qua. Uh, io facciamo questo regalo. Insomma, per, uh, per come sono andati bene a scuola, così passiamo anche un po' una giornata tutti e cinque insieme, visto che Aurora comunque spesso esce con i suoi amici, uh, quindi siamo sempre uh, solo in quattro. Invece ci piaceva proprio l'idea di passare una giornata uh, tutti e cinque insieme. Anche se è faticosa, ve lo dico, perché gestire tre figli di tre età diverse è veramente faticoso, però, però si fa, si fa, per l'amore dei figli si fa. E niente, io uh, penso che sia il momento di uscire dal bagno, perché non penso che sia una bella visione, il mio bagno con tutto il casino lì sopra delle cose di Adriano, beh lasciate perdere. c'è cioè un disastro, il tappetino rotto ma raga cioè, uh, questa è una famiglia normale non è una famiglia patinata quindi uh, prendetela così com'è uh, e niente basta la smetto di parlare perché comunque è anche ora di pranzo e toccherà far pranzo pure ah, preparazione pranzo spaghetti al pomodoro Alessandra Aurora noi ci facciamo questa la pasta con la farina di ceci. e Samuele ci mette questo, io ci metto questo, dobbiamo finirli, cioè, mi rendo conto. Dopo abbiamo un po' di sarze, cioè, la tartufata, il patè d'olive, la salsa tonnata, il guacamole che abbiamo fatto ieri. Così, questo è il pranzo di Adriano che non l'ha finito ma era abbondantissimo. Passato di verdura e pescetto. Io tendo a separarglieli anche se all'inizio bisognerebbe fare il pappone, ma so più dell'idea che dovrebbero distinguere bene i sapori. Quindi preferisco fare così, anche perché almeno riesco a farglielo mangiare un pochino di più rispetto perché glielo, glielo separo. Eh, però l'ha mangiato eh? Perché questo era un bel filettone di platezza Questo era tante tante verdure L'ha lasciato giusto due cucchiai Ma va benissimo Lui è lì che intanto Guardiamo i trulli tails Era una vita che non li guardavo i trulli tails <ride> Dai tempi di, di Aurora piccola eh già. <ride> Lui prepara il pranzo Gli altri due stanno di là che non so che fanno che fanno la tecnologia è la <ride> quella YouTube. che c'è in mano mi moglie la tecnologia è la su youtube stanno Una guardando con youtube uno eh? guarda il televisore con l'altro con la nintendo oh, ok va switch. bene switch. Switch. switch ok finito di pranzare pomeriggio stanno facendo i compiti e io finalmente mi riposo sul divano <ride> è un evento più unico che raro mi guardo i Ferragnez, la seconda stagione, e, e niente, e poi controllo i compiti che hanno fatto. Sole. Io amo stare al sole e, e niente stamattina. Cappuccino e cornetto perché la domenica è sacra. Ci siamo svegliati e, e sono le 9. Quindi, comunque, una, una sveglia giusta. Ieri sera vi ho fatto vedere che avevo fatto i pannuozzi almeno noi li chiamiamo così ragazze napoletane aiutateci abbiamo eh, fatto i pannuazzi il mio era una bomba a mano perché ci ho messo dentro il guanciale E quello più leggero era quello di Alessandro col prosciutto cotto eh, Aurora ci ha messo mortadella sottiletta insalata e le cipolline, eh, le cipolline quelle lì che si usano al giapponese e Samuele, prosciutto crudo, una, una fetta di guanciale, cipolla, insalata. Insomma, io dopo quasi poco, poco più della metà già ero piena, e infatti l'ho lasciato. L'ho lasciato perché era veramente troppo. Stamattina sembra che ho le labbra rifatte. C'è le labbra gonfie. Ma guarda tu che roba. Ah, meglio mi piacciono e, e niente se vedete mi sono appena svegliata eh. sono tutta gonfia mamma mia può sicuro pure il sole però è anche un po' d'allergia perché qui sotto c'è un albero che sicuramente mi fa allergia ma io non so quale sia e quindi va bene così e, e niente quindi avete visto la scena di ieri sera cioè siamo eh, usciti Distrutti da quella cena, infatti, su otto panozzi che avevamo fatto, ne abbiamo mangiato una a testa quindi quattro e sono rimasti altri quattro che eh, penso che congeleremo. Oggi domenica, è domenica di cresine qui da noi, noi non ci ha invitato nessuno, meno male, così almeno stiamo a casa, tranquilli, felici e beati. E viene a pranzo mia suocera, che poi domani. Insomma, deve andare a Roma per delle cose di salute e, e quindi viene, viene a pranzo. Facciamo la pasta con le vongole, ora non so quale pasta faremo, non ne ho idea. Se ci voglia, facciamo la pasta fresca, se no buttiamo giù un tipo di pasta diverso, non ne ho più pallida idea. Però ecco, insomma, questa questo è ehm, l'idea con dopo faremo pollo e salsicce al forno e come contorno penso insalata, patate e pomo, vediamo. Devo pensare a un dolce, ora allora, o faccio un dolce al volo ma non gliela faccio perché se sta male si deve mettere a, fa, eh, a preparare per il pranzo perché lui quello lui è l'addetto dell'arrosso, dell di queste cose qua di solito. Se lui si deve mettere lì a fare questa cosa, eh, io non posso fare il dolce, perché purtroppo non è che abbiamo una cucina gigantesca, c abbiamo la penisola, ma la penisola è praticamente occupata da bimbi, macchina del pane, eccetera. Quindi stiamo pensando anche di allargare un pochetto questa cucina, perché non c'entra più. E, mi sa che vado a prendere le paste o comunque mando Samuele a prendere le paste perché io sono ancora così. <ride> col pigiama dei um, tezzanis de, de dell'Aribu che l'ho preso praticamente a tutta la famiglia. Infatti io ce l'ho questo qui in rosa, Samuele ce quello rosso, quello delle liquirizie e i bambini hanno quello dei, ce l'hanno uguale, tranne Adriano quello de con gli orsetti muso. Va bene, mi godo un attimo sto sole, 5 minuti di pausa dopo aver fatto colazione e poi pensiamo al pranzo e al dolce, che è la cosa più importante della domenica, perché io mi ricordo che tutte le domeniche andavo a prendere le pastarelle a Roma con i miei genitori, da Napoleoni a Cogli Albani, ragazzi. Ricordi veramente cioè, bellissimi della mia infanzia, come la pizza presa con i miei, con i miei zii eh, a, a, via, a via Santa Maria Osigliatrice sempre a Roma, che era una delle mie pizze preferite perché era piena d'olio, pizza bianca. E quindi io ho praticamente pochissimi ricordi, cioè, non pochissimi, però insomma ho dei ricordi che mi rivengono in mente quello della pizzetta con i miei zii, quello delle paste eh, della domenica pomeriggio con mio padre che andavamo a prendere sempre, eh, per no, domenica pomeriggio. Domenica mattina andavamo a prendere il pranzo eh, quando uscivo con mia madre il venerdì pomeriggio per fare la spesa puntualmente, cioè compravamo un pacchetto di patatine e ne le mangiavamo nel, nel tragitto dal supermercato a casa per non farsi sgamare da mio padre. <ride> Insomma, ho questi ricordi, poi vabbè, pure qui ce l'ho, eh, dove sto adesso, perché qui c'erano i miei nonni e io ho il ricordo di quando ero piccola che venivo sempre il venerdì pomeriggio o il sabato mattina, insomma il sabato a pranzo trovo mio nonno che puliva i lattarini, che sono dei pescettini piccoli che li faceva fritti. Cioè, io ho questi ricordi, ragazzi, cioè, penso che non mi si cancelleranno mai più dalla testa. Anche perché mi sono rimasti solo quelli, ragazzi. Cioè, io adesso me vedete tutta così arzilla, ma... Cioè, ieri era l'anniversario di matrimonio dei miei, eh. E io l'ho passato a, al funerale de, di un mio amico, cioè di un mio amico, del, del, della mamma di un nostro amico. e Insomma, non è stata una giornatina molto piacevole. Però va bene, lasciamo stare, andiamo avanti, la vita è bella eh, e tutto quello che, che volete, eh, andiamo avanti, poi se ne riparleremo. Stiamo facendo una passeggiata post pranzo, perché il pranzo è stato grasso, grosso e grasso, <ride> grosso e grasso, verità. più i cosi, i dolci ci sta tutto in macchina e niente ora passeggiamo con noi c'è Adriano e Aurora in giro con gli amici e Alessandro con la nonna e quindi noi ora facciamo un giretto così visto che c'è il sole e la temperatura la temperatura è perfetta Eccoci qua, siamo tornati a casa, sono sul letto con quei er, salsi, Adriano ha detto Salzi, e niente, siamo tornati a casa perché è vero che faceva caldo e si stava benissimo, però a un certo punto di punto in bianco ha cominciato il vento e a muorarsi, quindi siamo andati a portare una cosa velocemente a una persona e poi siamo venuti a casa. Adesso eh, ci riposiamo perché io sono stanchissima. Adriano tra un po' mangia. E Samuele è andata a prendere, eh, è andata a portare prima i cagnolini a fare una passeggiata. Poi viene a prendere Alessandro. Che è andato dalla nonna a casa con la nonna, l'ha accompagnata a casa, a piedi, e, e Aurora deve ritornare a casa. Quindi praticamente la domenica è il 90% delle volte così. Cioè, noi tre che stiamo qui: Alessandro, che se c'è la nonna, vuole andare dalla nonna. Se no, sta qui con noi, gli facciamo una passeggiata. E Aurora, che è dispersa, Non, non so con chi, non so dove. No, non è vero: lo so con chi sta, ovviamente. So pure dove. Eh, la bellezza di stare in un paese piccolo è proprio questa: che eh, comunque eh, la trovi. <ride> diciamo così, eh, anche che esci e passi lì davanti, vedi se c'è o non c'è. Comunque, se non è lì, è da un'altra parte, non è che possa a 10 km di distanza. Insomma, comunque, eh, detto ciò, io sono strasudata perché comunque ho sudato per camminare sotto il sole e, e niente. <ride> Lui sgambetta. E niente, io spero che questo vlog di due giorni, di questo fine settimana, un po' no sense, vi abbia un po' tenuto compagnia. Spero di poterne fare altri. Devo dire la verità: ho cambiato un po' il mio pensiero riguardo una cosa: nel senso che mm, ho detto, ma perché devo fare le cose solamente quando sono di umore positivo? A questo punto, faccio le cose anche quando ho l'umore nero. E quindi penso che eh, vedrete anche dei vlog dove l'umore non è al massimo. Ecco però, voglio comunque mh, girarveli perché mh, è normale. Cioè, io penso che sia abbastanza normale avere dei giorni positivi e dei giorni negativi. Quindi, perché, perché non dovrei farle vedere detto ciò. Vi mando un bacio, spero di avervi tenuto compagnia e ci vediamo alla prossima. Ciao!